Basta. E adesso cerchiamo di capire cos'è l'odontoiatria naturale e quali sono le differenze con quella tradizionale. Diciamo che le basi sono sempre le stesse, quindi entrambe hanno una natura prettamente scientifica, cioè non esiste un'odontoiatria che non sia scientifica, non esiste un'odontoiatria che non segua determinati protocolli, che sono sia protocolli di lavorazione, sono protocolli di igiene, eccetera, eccetera. A questo però l'odontoiatria, diciamo così, naturale, aggiunge un occhio particolare di riguardo alla persona nel suo insieme, quindi non si cerca di non guardare soltanto la bocca, ma di guardare un po' tutta la persona, perché la bocca bene o male è collegata al resto del corpo, soprattutto ad esempio per quanto riguarda le problematiche occluso-posturali, cioè come l'occlusione può incidere sulla postura. Un'altra componente molto importante è la biocompatibilità dei materiali che vengono utilizzati, cioè si cerca di evitare quei materiali che possano in qualche modo creare, anche se soltanto magari in un ristretto gruppo di persone, un minimo di danni, o comunque non essere perfettamente biocompatibili. Quindi diciamo il materiale perfetto evidentemente non esiste, è solo il dente che può essere veramente perfetto, però si cerca di utilizzare dei materiali che abbiano il massimo della biocompatibilità, che non abbiano all'interno sostanze che possono essere anche solo potenzialmente tossiche. Oltre a questo, diciamo, un'altra branca è quella che, per quanto ovviamente possibile, cerca di utilizzare prodotti naturali per la terapia. Evidentemente ci sono delle patologie, soprattutto patologie acute, che non possono essere curate con fitoterapici o omeopatici, però si cerca, per quanto possibile, di utilizzare appunto prodotti di tipo naturale, non di tipo chimico. Dunque questo è un po' il collegamento con la medicina complementare. Assolutamente sì, è questo il collegamento, è costituito non solo dall'utilizzo di prodotti per quanto possibile omeopatici, diciamo tossicologici o fitoterapici, e oltre a questo dall'attenzione che si rivolge a tutta la persona, che è uno dei fiori all'occhiello delle medicine, diciamo così, non convenzionali, cioè il fatto di non limitarsi alla specializzazione sul singolo organo, un singolo apparato, ma cercare di comprendere la persona nel suo insieme, il che vuol dire anche ascoltare la persona. Cioè un odontoiatra naturale è un odontoiatra che cerca di ascoltare, di parlare, di capire quali sono le effettive necessità della persona, intesa come persona nel suo insieme, non soltanto le necessità cliniche della bocca, quindi non soltanto un esecutore tecnico, quindi non si guarda soltanto alla tecnica, che ovviamente è la base e che deve esistere, ma si guarda molto anche a quello che può essere più giusto per quella singola persona. Quindi si cerca di fare, nell'ambito appunto però di protocolli, perché non è che si possa alzarsi una mattina e dire io faccio quello che voglio, però in ambito di certi protocolli si cerca di il più possibile di venire incontro a quelle che sono le reali necessità della persona. Passiamo ora alle discipline bionaturali che non sono effettuate da medici ed iniziamo con lo shiatsu. Lo shiatsu è una disciplina bionaturale del benessere, è una tecnica non invasiva che ha origini antichissime, è nata in Giappone ma ha origini nell'antica medicina tradizionale cinese. L'obiettivo dello shiatsu è quello di, tra virgolette, normalizzare, quindi aiutare un processo di equilibrio della persona attraverso il contatto fisico, attraverso pressioni che vengono eseguite con le mani, con i pollici, con i gomiti, con le ginocchia, su una persona che normalmente è sdraiata a terra su un materassino e usa dei principi molto naturali, che sono appunto il contatto con la persona, un contatto naturale, il non forzare, non si usa la forza fisica, ma si usa un atteggiamento consapevole, l'operatore usa il peso del corpo per esprimere perpendicolarmente queste pressioni, e questo è un lavoro che poi ha dimostrato negli anni, attraverso il successo che ha avuto, dà grandi risultati. In generale bisogna dire, come tutte le altre discipline, anche lo shiatsu non guarisce, non cura. Però che benefici dà? Benessere, può alleviare dolori, può, insomma, un po' per tutte le problematiche più comuni, insomma. Noi diciamo sempre, comunque, questo è bene sottolinearlo, che se una delle problematiche particolari è serie, è bene che si rivolga, diciamo, al medico o allo specialista. Però lo shiatsu ha dimostrato di integrarsi molto bene anche con la medicina. Diffuse sono anche cranio sacrale e yoga. Sì, cranio sacrale è un'altra disciplina più recente, nel senso che è nata, intanto è occidentale, le altre discipline come lo shiatsu o anche il tuina hanno origini nell'Oriente. Il cranio sacrale è nato nel Novecento attraverso l'osteopatia, è un lavoro molto sottile, molto delicato di ascolto,
dei flussi vitali che abbiamo nel nostro corpo e che determinano appunto dei meccanismi che vengono definiti maree e che governano in qualche modo tutti i ritmi principali del corpo. L'operatore, attraverso delle piccole manovre, piccoli contatti, aiuta la persona a ritrovare la sua salute come potenziale intrinseco proprio vitale. E il cranio sacrale, rispetto allo shiatsu, ha anche dei vantaggi, perché si può applicare sul lettino, su persone, anche su bambini molto piccoli, su persone anziane, nel senso che non prevede, ecco, una serie di movimenti. È un lavoro molto minimalista, molto statico, però dà grandissimi risultati. E anche lo yoga è molto diffuso? Beh, lo yoga è probabilmente la disciplina che ha, diciamo, aperto un po' la strada a tutte le altre discipline, perché nasce in India migliaia di anni fa, si rifà a testi antichissimi che sono quelli dei Veda, e c'è una forte connessione con quelli che sono i principi universali della vita, del percorso che abbiamo qui sulla Terra. La naturopatia è un'interdisciplina che fa parte delle tradizioni sulla salute. Nel 1978 ad Alma Ata l'Organizzazione Mondiale della Sanità fece una convenzione nella quale per la prima volta parlò di, ve lo leggo perché, di accumulation effects of subclinical everything, ovvero quelle condizioni subcliniche che non sono ancora patologie, ma che sono condizioni di malessere dovute a vari fattori. Sempre nel solito convegno si stabilì che ci sono delle modalità per agire sulla promozione della salute e sulla prevenzione primaria, quindi non sulla diagnosi precoce o la prevenzione come noi la intendiamo, che è atto medico e quindi ha una sua luogo di pertinenza. La naturopatia lavora proprio su questo, sulla promozione della salute e sulla prevenzione primaria. Come lo fa? Lo fa con diversi strumenti. Intanto sicuramente ci deve essere un approccio che ritiene che la mente e il corpo non sono separati, ma sono un'unica cosa. Quindi come si lavora? Sulla costituzione delle persone, su quanto queste persone sono appagate della propria vita, quanto il loro essere, diciamo, è in armonia con la loro situazione di vita, la loro situazione sociale, la loro situazione lavorativa. Quindi è un grande mondo. Che risultati si possono ottenere? Allora, i risultati che si possono ottenere sono sicuramente quelli di avere una gestione, strumenti per gestire da sé la propria salute. Imparare ad alimentarsi in un modo corretto, imparare a respirare in un modo corretto, imparare anche a sentire esattamente quali sono le nostre pulsioni, i nostri desideri, e avere gli strumenti per appagarli sono strumenti di promozione di salute. E le persone che possono essere sfiduciate, possono non aver raggiunto degli obiettivi nella loro vita, possono trasformare frustrazioni, malessere in opportunità per rivedere il proprio modo di vivere, il proprio modo d'agire e quindi avere anche una buona salute. Vi abbiamo dato un ampio quadro in questo appuntamento di medicine complementari e discipline bionaturali con esperti dei relativi settori di riferimento. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento.